Oggi parleremo di un genio napoletano praticamente cancellato da libri di storia e da libri accademici italiani e napoletani, ma che parliamo di Luigi Giura, un ingegnere che è stato il primo a pensare il ponte sospeso sul Garigliano e sul Calore, ma non soltanto quello, ma ha anche fatto delle opere di infrastrutture nella città di Napoli, in tutto il regno, fino all'ultimo giorno della sua vita. Calcolate che oggi metà delle fognature della città di Napoli sono ancora quelle che lui progettò. Quindi nel senso che non è la prima volta che cerchiamo di andare a parlare di geni, di accademici napoletani che hanno dato lustro al mondo intero. L'abbiamo fatto già Nicola Fergolo, un matematico sintetico che al pari di Cacioppo e di Fiura sono nell'Olimpo dei matematici del mondo, oggi faremo Luigi Giura insieme al comitato Luigi Giura, che stanno riproponendo e stanno portando alla luce i lavori che ha fatto questo personaggio e i progetti del ponte sul Garigliano. È molto importante pensare a questo perché ancora oggi nel mondo vengono progettati ponti che si ispirano sugli studi di Luigi Giura. La cosa drammatica qual è? È che in Italia sui testi accademici di ingegneria si studiano dei personaggi che hanno progettato dei ponti che sono passate la storia, che dopo due giorni cadevano. La cosa strana è che Luigi Giura, che è un genio assoluto, è completamente sconosciuto. Quindi la nostra opera di ripristino di verità storica non si ferma, non si limita soltanto alle rievocazioni storiche di briganti, re, regine, 1799, 1860, ma è anche un'opera che è rivolta al recupero di questi accademici che il buon Gerardo Marotta, con tutti i suoi Marotta Boys, continuano a voler cancellare e a negare dalla nostra storia. Sì, la nostra è un'associazione nata proprio nel 2018, dove un gruppo di persone amanti della storia e nello specifico nella storia del nostro territorio, in particolare possiamo dire il periodo borbonico, vogliono attraverso le rievocazioni storiche ricordare tutti quei soldati caduti o deportati, nostri soldati che non sono mai stati nominati, ricordati né dalle istituzioni né dai libri di storia. I nostri prossimi eventi, praticamente il 12 ottobre, quindi venerdì, abbiamo l'onore di affiancare l'Ordine Sacro Costantiniano dei Cavalieri di San Giorgio nella Chiesa di Santa Chiara, per il genetriaco della regina Maria Sofia. Saremo inoltre presenti il 14 ottobre, domenica, verso le 15:30 alla Valle dei Maddaloni, sempre per onorare i nostri soldati. E in anteprima posso anche dire che la prima domenica di ogni mese, a partire da novembre, saremo presenti alla Reggia di Caserta per il cambio della guardia.